Ciao amici, sono Miss Bangle e in questo video vi darò qualche consiglio per affrontare nella maniera più serena possibile la chemioterapia e le sue conseguenze. Ci sono diversi punti, quindi procediamo. Se ne avete la possibilità, andate dal vostro dentista prima di iniziare con il ciclo chemioterapico e fatevi fare una pulizia dei denti approfondita. Questo vi servirà ad evitare le afte e in generale le ferite che vi si potrebbero formare in bocca come effetto collaterale estremamente comune. In generale vi consiglio proprio di lavarvi i denti in maniera particolarmente approfondita, proprio usando filo interdentale, colluttorio o scovolino, prima di presentarvi a fare la chemioterapia. Quindi la sera prima lavatevi i denti in maniera estremamente accurata e questo vi salverà. Procuratevi dei braccialetti antinausea, questi sono di uso comune, li potete trovare in ogni farmacia perché servono appunto anche a chi soffre il mal di mare o il mal d'auto. In generale vi aiuterà per evitare o comunque per placare il più possibile le nausee post chemioterapia. Non sono molto comodi, anzi sono piuttosto scomodi, ma giuro che aiutano e sono sicuramente una delle soluzioni più economiche che potete trovare, visto che costano credo meno di 5 euro. Altra cosa di fondamentale importanza è procurarsi della crema idratante perché la chemioterapia renderà la vostra pelle estremamente delicata e irritata in generale, quindi tenerla ben idratata contribuirà a rendere le cose più semplici. In generale io propendo verso creme comunque dal contenuto più naturale possibile perché appunto c'è questa sensibilità estrema della pelle e quindi evitare di mettere altri prodotti chimici potenzialmente dannosi o irritanti sicuramente aiuta. Procuratevi un detergente intimo delicato. Questo vale principalmente per le persone con vagina, non so come funzioni con le persone con un pene, ma per noi c'è, ovviamente a causa dei farmaci contenuti nella chemio, un maggiore rischio di contrarre la candida e quindi si può cercare di evitare questo attraverso detergenti intimi delicati, ad esempio quelli dell'Aveeno, che sono quelli che uso io, ma una collega di mia mamma che ha fatto la chemioterapia mi ha consigliato questo, si chiama Just, spero che si veda. Ed è praticamente a base di grano e camomilla ed è un detergente intimo che dovrebbe essere particolarmente indicato. In generale ci sono molti detergenti che basta cercare la dicitura per pelli sensibili. Altra cosa di importanza fondamentale è la protezione solare. Come sicuramente i vostri medici vi diranno, la chemioterapia aumenta il rischio di cancro della pelle, di conseguenza proteggersi dal sole è di importanza estrema. Compratevi della protezione solare, applicatela ogni qualvolta siete esposti al sole, anche durante i viaggi in macchina soprattutto, e non mancate mai di metterla, è importantissimo. Per cercare di rafforzare i capelli che sono estremamente indeboliti dalla chemio, procuratevi uno shampoo delicato. Di solito in farmacia ce ne sono anche non particolarmente costosi e dovrebbero in generale aiutare a rallentare perlomeno la perdita di capelli che comunque la chemio provoca, è sicuramente uno degli effetti collaterali più famosi e più temuti. Altra cosa che mi hanno consigliato è quella di evitare lavaggi troppo frequenti o con acqua troppo calda, perché questo contribuisce ovviamente a indebolire la cute e i capelli. Uno dei problemi principali che dovrete affrontare sarà quello di trovare il modo di passare quelle ore durante la quale sarete sotto pompa, durante la chemioterapia. Dovete comunque prevedere sulle 3-4 ore di solito. Io adesso sto facendo una chemioterapia che invece ne prevede solo una, ma in generale ho visto che sono sulle 3-4 ore. Quindi portatevi dei libri, portatevi delle console portatili, portatevi anche dei computer che magari hanno più autonomia del mio. In generale io ho scoperto che soprattutto se soffrite di allergia, quindi vi daranno un antistaminico, questo antistaminico vi manderà a letto, letteralmente vorrete solo dormire. E quindi ho scoperto che sì, i libri possono funzionare, ma mi sono trovata in maniera ottimale con i podcast perché questo mi permetteva di ascoltare qualcosa e magari prestare attenzione, poi appisolarmi un pochettino. In generale, trovate un modo per passare quelle 3-4 ore senza desiderare di uccidervi. Dopo la chemio è molto probabile che
vi sentiate affamati. Ad esempio, a me succedeva, non mi sentivo per niente stanca, volevo solo mangiare, mangiare qualsiasi cosa. E questo penso che sia dato dal cortisone, almeno così ho letto. E in generale vi consiglio di non lasciarvi andare a questa fame atavica che vi assalirà, perché poi ve ne pentirete, soprattutto nella fase subito successiva, ovvero tornati a casa quando arriveranno le nausee date dalla chemio. E in generale cercate di controllarvi, di non esagerare, di non mangiare cose troppo fritte, troppo pesanti. Moderatevi sostanzialmente, non credete alla vostra fame atavica. È arrivata una nuvola ed è cambiata la luce. Se vi sarà applicato un PIC, ovvero un catetere venoso periferico qui, oppure un CVC, catetere venoso centrale, vi consiglio di comprare una quantità industriale di Cavilon. Il Cavilon è uno spray che vi proteggerà dal cerotto e dal bendaggio nel caso abbiate la pelle molto delicata. È una pellicola che si forma e ha un odore terrificante, ma aiuta. E altra cosa, ho visto che ci sono in vendita dei proteggi PIC per fare il bagno. Sono praticamente delle guaine di gomma fatte in maniera da andare sottovuoto grazie a una pompetta. Io ho acquistato questa della Dry Pro, che è italiana, e in realtà è abbastanza semplice da utilizzare perché c'è questa guaina che, nella quale infilate il braccio e che quindi protegge la vostra benda, e poi qua c'è, come dire, il buco in cui infilate la valvola e succhiate via praticamente l'aria mettendolo sotto vuoto. E il costo di queste guaine non è proprio piccolo, perché credo di averlo pagato sui 60 euro ed era semplicemente perché volevo fare dei bagni d'estate insieme ai miei amici e non volevo sentirmi, come dire, malata. E posso dire che per un certo periodo ha funzionato, ma poi ho iniziato a sentirmi molto insicura, avevo la percezione che stesse perdendo la proprietà di andare sotto vuoto, e quindi ho praticamente smesso di usarlo. E quindi niente, semplicemente valutate se è il caso o meno di comprarlo a seconda del vostro bisogno. Se siete dei nuotatori e avete intenzione di continuare a nuotare, magari potete considerarlo. Non saprei, volevo solo far sapere alle persone che esiste questa possibilità. Probabilmente la chemioterapia vi renderà immunodepressi, e in questo caso dovrete portare delle mascherine. Io ne ho provate di ogni tipo, nel senso che ho provato quelle più semplici con i due cordini che si legano, uno più in alto e l'altro più in basso, quelle elastici che si mettono dietro le orecchie, e ho comprato anche quelle mascherine carine di cotone che vendono ad esempio su eBay o su AliExpress, se non sbaglio, e sono queste. Sono molto carine, ma sono anche estremamente calde, e questo l'ho scoperto ovviamente dopo averle acquistate, quindi non saprei se consigliarle. Vi renderete conto soprattutto che dopo un po' che utilizzate queste mascherine, che in realtà più sono aderenti e più sono fastidiose, soprattutto se portate gli occhiali, si creerà un buco semplice solo qui e quindi tutta l'aria uscirà e vi appannerà gli occhiali e sarà bellissimo. Quindi in generale io personalmente ho preferito sempre le mascherine, quelle che si legano, perché sono quelle che si possono più, come dire, puoi proteggerti, ma rendere un po' più spaziosa tutta la zona sotto la mascherina. E quindi consiglio assolutamente le mascherine, quelle con il nastrino. Procuratevi dell'aloe. Nell'aloe vera ci sono vari beveroni in commercio, alcuni sono più costosi, altri sono meno costosi, la maggior parte sono affiancati da discorsi pseudoscientifici secondo i quali sono la cura a tutti i mali del mondo. In realtà quello che è stato comprovato è che l'aloe vera ha una grande proprietà antinfiammatoria e quindi vi aiuterà soprattutto con la gastrite, che probabilmente vi verrà con la chemioterapia, e l'aloe vera dovrebbe essere un aiuto naturale sostanzialmente a cercare di tamponare questa gastrite. Non usate, non mangiate le cose che più vi piacciono. Io ad esempio ho utilizzato un profumo particolare durante la fase della chemio e ora non posso più utilizzarlo perché questa cosa mi dà delle brutte sensazioni sostanzialmente. Idem per il cibo, soprattutto quando vi troverete nella fase in cui la chemio vi dà degli strani sapori, non strafogatevi di un determinato cibo solo perché magari
trovare quello che ha un sapore migliore. Ad esempio, io ho mangiato tantissimo pandoro perché aveva il sapore del pandoro e non sapeva di schifo come tipo il 90% delle cose che venivano mangiate, e adesso onestamente l'idea del pandoro non è più così appetibile come lo era un tempo. Consiglio per quanto riguarda il fattore di crescita. Il fattore di crescita è questa iniezione, amichevolmente lo possiamo chiamare anche zarzio, che vi sarà data da fare a casa nel caso in cui siate immunodepressi. Ok, questo fattore di crescita vi farà venire un grandissimo mal di schiena, ma proprio molto forte, e quindi io vi consiglio, se possibile, di farlo la mattina, perché se lo fate la sera non riuscirete a dormire, sarà una nottata infernale. E mentre invece se lo fate durante il giorno, se avete la giornata libera, cosa che penso avrete, passerete la giornata a mugolare sul divano, ma leggendo un libro, ma poi potrete dormire come una persona vera. Quindi questi sono i miei consigli che sono riuscita a maturare in questa fase della mia vita. Se voi ne avete altri o avete delle domande, scrivete nei commenti e io cercherò di rispondere o comunque di creare nuovi video. Ho in programma comunque di fare un video più approfondito sulla questione dei capelli, che ovviamente è quella che tutti conoscono in maniera particolare della chemioterapia. E alla prossima!